buonasera a tutti e benvenuti. Ringrazio soprattutto l'Associazione della Lavanda, in primis il Presidente Vito Fico, che ha voluto questa manifestazione qua questa sera, che appoggia un vecchio suo progetto che però anche noi come amministrazione abbiamo abbracciato come Sanza, città della Lavanda. Siamo riusciti con l'attività dell'amministrazione comunale, che prontamente ha detto sì, ci fa molto piacere andare avanti in questa direzione, perché l'obiettivo è questo: elevare il fiore, questo straordinario fiore, al brand della nostra città. I prodotti e le essenze di piante officinali, se sono coltivati in biologico, hanno una facilità di missione sul mercato, riuscendo ad acquisire anche dei prezzi considerevoli e dei margini di guadagno notevoli. E tutto questo poi va affiancato dal fatto che il consumatore finale vuole riconoscere il prodotto. Quindi il riconoscimento del prodotto, sappiamo, avviene attraverso un marchio. Quindi il marchio, che rappresenta la qualità intrinseca del prodotto, rappresenta la storia del prodotto e può rappresentare in alcuni casi anche la cultura, come è stato più volte detto, di un territorio. Stamattina ho preso il sacchettino e ho messo la lavanda del Cervati nel sacchettino fatto con le piante naturali. Il Cervati è un luogo a me particolarmente caro, per la sua ricchezza, ecco, di natura, perché qua davvero c'è tanto, ecco, ecco, e queste sono delle immagini che ho ripreso proprio alle pendici del Cervati e che mostrano la lavanda che è tipica di questo territorio. Il nome scientifico è Lavandula angustifolia, oppure Lavandula officinalis, oppure Lavandula vera, che sono dei sinonimi. Una pianta densamente cespugliosa, aromatica, vabbè, io sorvolo un attimo queste cose un po' più tecniche, appartiene alla famiglia delle labiate. Ammiro molto la passione, la dedizione con cui la dottoressa De Sanis ha relazionato in modo egregio tutto quanto la natura, il Cervati, questa grande grandezza che ancora abbiamo in questo territorio.